Buonasera. Signorina, buonasera, sono tutti. Re della collina. Va bene. Ormai sempre, mi spiace gatto, ma... Come vedete adesso, quando ho scritto un tweet con l'hashtag gatto prelive, nel prelive, cioè questo, compare il tweet. Compare il tweet. Che tweet? Che tweet? Però è una cosa fica quella lì. È una cosa fica, però ne esce uno alla volta e non mi piace tanto. Io vorrei che ce ne fossero tanti. Perché io adesso ho una pagina in cui escono. Però li devo mutare perché sennò mi viene voglia di uccidermi con questo. Ecco qua. Aia, sei bastardo. Scusami. Io c'ho una pagina dove compaiono tutti di fila ed è bellissimo. Però purtroppo non. Non è così. Non ne esce uno alla volta, per carità, ok, diamo importanza un po' a tutti, però non lo so. Va bene, io direi anche di stopparla questa casa cosa. Mia. Eccolo qua. Entra. Grazie mille per la sub. Perché non sei cazzo buono? Leggilo. Accomptipiek. Grazie per la sub. A me. Ma sta andando avanti, però. Io l'avevo stoppato, l'avevo. Si ferma quel coso lì, non si ferma mica più. Ormai deve finirli tutti. Hai ragione, deve finirli tutti. Veramente, no. Non lo so. Hai fatto la cazzata. Beh, basta tapparlo. Mi ricordo. Greppa, grazie mille. Salve gatto. Salve. È perché li fa uno alla volta, porca miseria, per quello. Togli l'occhio, scusa, non basta togliere l'occhio. Sì, sì, togli l'occhio, però mi piacerebbe... che ne escano più di più assieme. Questa è casa mia. Perché non è? Chi è? Entera. Vedi, Pollo al cestello invece è un nome semplice. Grazie mille anche a lei. Ma porca troia. E vedi, facile da leggere. Ma cazzo di dito? È facile da leggere. Ti rompo la testa io. Ma scusa, la droga. Siamo sempre contro, eh. Ai. Sì, Luco. E anche Orozio, se c'è. Beh, vedi, poi arriva il genio e scrive peni nei tweet. Che figura. Ma era ovvio, ma cosa credevi che non lo succedeva? Mi pare. E la cosa bella è che esce il loro nome. Quindi sappiamo che sì, se uno scrive una coglionata è scritto... che c'è la faccia da pirla. Mr. Deadil, 2 mesi. Gatto TV TTTB minore di 3. Minore di 3 anche a lei, grazie mille. Vabbè, pian piano adesso sistemeremo anche questa cosa qui, che sinceramente non mi sta dispiacendo. Magari faccio partire la live un po' prima con l'hashtag e voi scrivete quello che fate. Vabbè, vedremo. Sì. Prima ho fatto la mia prima partita con Mute, ho fatto 4 kill in un round, dice Rotti. Non ci crediamo perché Pix or didn't help. Ok, ho detto. Questa sera siamo di nuovo su Rainbow Six. Anche... Sì, grazie ricordo, mille Gianpaolo. Che c'è la faccia da pirla. Ah, vedi che sono finite adesso i tweet. Sono quello biondo da oggi con la faccia di bronzo. Con la faccia di bronzo, va bene, grazie mille. Siamo tornati su Rainbow Six, anche se l'avevo già fatto stamattina. Mi spiace farlo la stessa cosa 2 volte in un giorno, però... Boh, non lo so. In realtà non c'avevo idee per questa sera. Lieta mi ha detto, dai, facciamo Rainbow Six. Ho detto, dai, allora, ok, vabbè, facciamo Rainbow Six. Allora. No, abbiamo detto, puoi farlo perché noi non lo facciamo. Beh sì, ed mi ha detto, dai facciamo Rainbow Six. Allora io ho detto, ma sì, dai, allora facciamo Rainbow Six. Dai, facciamo Conan. No, io volevo fare Conan. Tra l'altro, oggi ho registrato H1Z1, un video con questa una Battle Royale che vi posso assicurare. Entera. Al bacio. Mario Vellotto, grazie mille a lei, e grazie mille anche a Joker94 che dice, come sempre, prima di un esame ti tiro soldi. Aia, grazie. L'ultima volta ha portato bene. Bene, sono contento. Hai visto che Cristina, quanto ci stiamo evolvendo tutti insieme? Però io ho live tweeting. Noi non siamo così evoluti. Vabbè, vi insegno poi come si fa. Noi dobbiamo ancora avere la splash screen. È vero. Avete già deciso come farla alla fine? È una mezza idea, però adesso vediamo. Che stavo dicendo? Ah sì, ho fatto una Battle Royale qui contro cazzi. E all'inizio del video ho detto, io volevo registrare Conan. E ho fatto una pubblicità a Conan. Super Detective con gli occhiali, che dalla caccia ai criminali. Che volevo fare anche questa sera, però io non posso entrare nel mio server. Moro dice che la password del server è sbagliata. E l'unico che sta giocando sul mio server, pagato 24 euro, è Karim Musa. Esatto, mica se lo compra da solo... Con tutti i soldi ricco, che ha il lì. Ricco quello lì è veramente invece... guarda Aeroned, sì, volevo fare qualche serie in live come ha fatto Karim
copiata spurodatamente come idea, però non lo so, io tra serie live non è che tra i titoli papabili avrei Spec Ops The Line, però non l'ho mai giocato. Bello. E non so. Bello? Ah, sì, cazzo. Mi ricordo, sei quello biondo che c'è la faccia da Bubble pirla. Sire, 10 mesi. Thank you. Non scrive mai niente, Bubble Sire, mai niente. Regala denari a profusione, ma mai niente. Grazie mille. È bello comunque, mi dici, merita? Sì. Lo posso fare? Sì. Lo faccio? Lo sì. Faccio. Lo farò. Allora. Devo fare 3 round con i SAS. Come? Con i SAS. Chi sono? Ah, non ce li ho, merda. Sledge. Ah, perché qui a quanto pare nessuno ha il season pass a parte il sottoscritto. Mozzoni, tutti. E c'ho quello dell'anno scorso, ma anche tu ce li hai, quelli che non hai comprato. E io anche quelli di quest'anno di season pass, ho preso tutti e due. Sia ma quello dell'anno scorso. Sono quelli base, sono. Ho capito, io ho sia il season pass con Caveira e Capitao che il season pass sì, con anche, i prossimi che io devono uscire. Non c'ho quello nuovo, ma Caveira. E io ho anche quello nuovo. Ma io ho anche quello nuovo. Non è uscito un cazzo. Ho capito, ma io ce l'ho. Sto entrando. Me ne sbatto, va bene. Ho visto la presentazione del nuovo operatore, sì. E a quanto pare sarà il counter di Caveira. Non è vero, l'altro è uscito un altro. Allora, da quello no? che abbiamo capito, quello lì che somiglia a Caveira sarà in difesa. Sì, che quindi è il counter di Caveira. Quell'altro ne è uscito uno nuovo che no, scusami, essere... se in difesa, no, se in difesa non può essere il counter scusa, di Caveira. Attacco, scusa. Quello in attacco è quello delle impronte. Dovrebbe essere una specie di Ibana in difesa. Però in difesa. Ok. Cioè che sfonda i muri. Ah, è utile per le doppie bombe. Una porzione di muro. Quella non l'ho vista allora, non ho visto. Operatore spagnolo di 5 secondi, si vede. Come al solito, che palle. E ma tanto tra una settimana escono tecnicamente. Stiamo aspettando. Ma perché li volevo tenere per gli operatoni li volevo tenere. Sì, ma tanto ti tocca aspettare 10 giorni di più. Infatti, vaffanculo, mi compro il season pass. Anche secondo me. Cioè, poi dopo casa mia. Poi magari fanno cagare, aspetta che escono prima. Geofra, grazie mille. No, se legge lo tengo così. Fa un buco nella parete rinforzata. Ci mette un vetro infrangibile per vedere fuori dalla stanza. Ma come? Come funziona questa cosa? Ah, ci mette un vetro, ci mette. E come fa? È un vetro. Ah, sì, mi ricordo. Sei quello bianco che c'ha la faccia da pirla. Ah, ecco. Con il Phantom, come dovremmo festeggiare? Grazie mille, grazie mille. Invitatemi. Aspetti, devo fare. I Navy Seals non ho ancora capito che cazzo sono. Valkyria e Blackbird. Okay. Bambolem. Oh. La parola di oggi comunque profumatamente vorrei che ve lo ricordaste. Così classica? Sì, perché mi piace da dire profumatamente. Mi piace riempire profumatamente. Sì, cosa cazzo vuol dire? Perché... ho pagato profumatamente qualcosa. Perché ho i gran soldi. Il mio pene è pagato profumatamente. Perché sono un riccone. Aspetta, profumatamente. Cribio. Vendo il mio ano profumatamente. Ah. Fammi comprare Margaret Touchmute. Ho sbagliato. Mi chiedo perdono. Se quel che è fatto, io però chiedo scusa. Profumatamente. Borgo una rosa e le infilo su Karimuse. Si dà una mossa quello lì. Devo mettere le cose su. Tra l'altro, a caso, ogni tanto guarderò un tweet. Se mi piace, metto il mi piace e esce in live. Però non lo farò perché non me lo ricorderò mai. 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 Però ve l'ho detto giusto per farvi perdere un po' di tempo mentre Moro non si sbriga. Sono quasi, ci sono quasi. Va bene. Sotto canna. Minchia, che droga. Ok, adesso posso accettare l'invito, amici miei. Era ora. Dov'è? Eccolo qua. E Lonesome Mix oggi è andato a bomba. Sono contento. Non l'ho visto. No. Non ce l'hai fatto vedere in anteprima? Sì, come no? Sì. Non c'ero quando l'hai fatto vedere. Due volte, perché una volta aveva anche una clipina in più che ho dovuto tagliare via. Perché ti si vedeva nudo? No, era. era una parte che proprio non c'entrava un cazzo. Ho mangiato le lenticchie stasera, erano buone, adesso c'ho ancora. Ho mangiato la carbonara, da secoli non la mangio. Ma la sera? Ma sei un deficiente? Ma fai un cacchio. Ma sei un deficiente, non si mangia la sera che ho mangiato la pasta.
Vabbè, figa, che Io la mangio problema sempre è. alla sera la pasta. Non si Beh, mangia la quello non sera si la dovrebbe pasta. fare mai. Lo so, però. Siamo in Vediamo tre, un siamo in po'. cinque. Guardate che Luca è più pro di Moro. Eurotti ha appena detto una Esatto. bugia che adesso dovrà far vedere. Cosa ha detto? Ha detto che prima ha fatto, cos'era, una Ah, tripla vedi Alinghi? Allora mi sa che l'hai rubata da me salvataggio. la Chi ha cartolina. preso Sei Fuse? venuto Orotti, qua. sei un Oh. deficiente? Era lì, ho fatto C'è le mega salvataggio, kill. C'è Rotti, sei salvataggio, prende deficiente. Fuse. Comunque adesso uccide subito l'ostaggio, te lo dico io. Questa è casa mia. Chi è? Entra. Captain in Lighto, thank you. Ben gentile, ben Ehi, gentile. simpatico Pippo Olimpico. Stasera Pippo, scorreggio Pippo. forte. Come? Cosa ti. Ma Ho sei le scemo? lenticchie. Ma le lenticchie non sono i fagioli, scusa. Capire, i legumi sono tutti i Ho le legumi, prove i ceci. della mia quadrupla, dice Orotti. Ma io Però non non è voglio una vedere delle sue, sta sempre di sto più mentendo, eh. prove. Sì, No, sta. era quadra anche prima, ma dopo voglio la prova. Ho caricato subito, come è possibile? Ma io mi sento Niente. sempre lo schermo leggermente troppo a destra, poi lo sposto a sinistra e mi dà fastidio. Sei un coglione Sì, allora. sono fatto di merda, sono Dobbiamo fatto. organizzare lo Mi dà fastidissimo stadio. Ah, perché in sì, realtà mi poi va ricordo, sei bene. quello Allora, biondo che c'è la secondo faccia da Mico pirla. Carraggio. Tommy, grazie mille. Per utilizzare Cecchino. 2 mesi. E infatti. Veramente? Sì, beh, nel garage in realtà. Conferma, l'ostaggio è stato Eh trovato. ma ci Sì, abbiamo da per. sfondare. Sì, c'è Oroti. C'è Oroti che sfonda, io che sbircio. In realtà Fizzo poteva anche prenderlo qua perché lo stagio è dietro. Bravi tutti, bravi. Dove ti sei incastrato, Lezar? Non lo so, ero rimasto volante. Moro, faglielo uccidere, Moro. Guarda, guarda. Ostaggio No, trovato. che In mezzo alle spacco. Occhio allo balle. Sponget. Beh, Lo erano tutti lì sotto, Sponget, eh. gli sparo. Venite di qua. Ma è già rotto. Ma è già rotta, incredibile come avete fatto. Andiamo da dietro. Individuato. Dov'è la telecamera qua? È laggiù in fondo tra gli alberi, in realtà. Vai telecamera laggiù. Attara, vai telecamera blu. Riuscite a Attara, l'ho sfondare rotta. i cosi qua? Vedo una Rotti. Madonna. Non Dov'è Rotti? sono in una posizione molto allegra comunque. Ah, Rotti. Sfonda. Ah, c'è l'elettricità, porca peppa. Hanno sfondato sopra, occhio. L'ho L'hai ucciso. ucciso? Sì. Bravissimo. Anche sopra lassù, gatto. Come lassù dove? L'ho Qui? ucciso. Ma Maglietta. come? L'ho ucciso. Ah. Che palle. Era in culo un casino, st'arma. La pistola mi ha ucciso, con tre colpi, eh. Ostia! Ah, no, io so. No, io me l'ha rotto, c'è solo quello di Oroti. C'è uno dietro la seconda porta del garage. Quanti sono rimasti? In tre. Dove sei? Sei Ah, pazzo tu, porca gatto? puttana. Aspetta. A sinistra, Eh gatto! sì, ho sentito. Bersagli in vista, lavanderia. Dietro! Ma c'è Oroti! Ah, no, è Oroti, ma vaffanculo, allora era lui. E Buono, invece no, bravo era un Oroti. altro. E vabbè, allora io? Adesso vai giù tu. Sono nel garage gli ultimi due, penso. Ho capito, ma io non ne sto uccidendo nessuno. Mi si è bloccato. Ok, riparto. Allora, ah, che paura. Solo un attimo di C'è defiance. Luke dentro con il robottino. Io vi parlo dalla sua bocca. Sa ah, non puoi Aspetta, saltare. Che aspetta, aspetta, aspetta. figura, Luke. Ziccalo, c'è il dottore dentro dall'ostaggio. Sono tutti e due dentro dall'ostaggio. Ok. Qualcuno ha urlato come una scema. C'è Tachanka dentro. Ah, l'hai preso però. Allora. Gatto, lì c'è Tachanka Lo appostato so, lo sempre. vedo. Sfondate il muro? Eh Sì, no, esatto, occhio che sfonda il vedo. muro. Che No, che dolore! fanculo! Torna su, gatto, Vai. corri su. Non c'era bisogno così. Lì. Ma vabbè! Non è Ma andato. l'ho preso, eh? È un po' l'hai Hai preso le preso, robe dai sì. cinesi? Porca troia. Vabbè, Roti? Ok. Ma è figa! l'ostaggio l'ostaggio quello imbecille! Gli ha sparato Roti della schiena! Non C'è anche sono un una vita pazzo! comunque. Bravi, bravi. Uccidetemi Tachanka che mi Tachanka è a date i punti destra, mi almeno. sa, diceva Luke. Basta una botticina Destra piccolina, eh. dove? Che bella idea. Madonna Ma che Roti! figura, guarda te Roti! Ha fatto una quadrupla, ha detto.
No, non lo so, non credo sia a destra. Così. Grazie. Buona giz. Difensori eliminati. Missione d'attacco riuscita. Sono stato così scemo da cominciare ora il defrag. Oh. Domani mi arriva l'hard disk nuovo e anche la RAM nuova, fanculo. Se da domani avrò ancora problemi al computer mi do fuoco. Domani dovrei trasferire tutto intanto. Perché non penso ci metterei chissà quanto. No, in teoria la RAM è plug and play, l'hard disk devi spostare. L'hard disk c'è il programmino apposta, quindi non dovrebbe causare grossi problemi. Al massimo perdo tempo con il BIOS a dirgli: ehi, guarda che adesso ti avvita di ho là. Ho comprato smoke, ma che schifo, perché ho comprato smoke? Ma guarda che io con smoke ho fatto i culi, eh. Ma va. Adesso alla prossima io prendo smoke. Va bene. RAM nuova e hard disk nuovo perché hai preso 16 giga o ne hai preso altre 2 da 8? Altre 2 da 8. E già così mi è costato, cioè, un occhio. 4 e 4 o 8 e 8? 4 e 4, 4 e 4. È uguale, ti pare che vado a prendere... No, però gatto lo no, dico 4 e 4 o 8 e 8. Cosa devo fare in live? Ti devi dare fuoco, lo fai in live. Va bene. Vabbè. No, non aveva senso mettere 4 e 4 e poi 8 e 8. Beh, perché no? Ma perché dovevo star lì a staccare quelle altre e mettere lì, ma non è vero, che sono quelle principali. Eh sì. Nelle RAM principali ci mettevo le altre e non avevo voglia. Occhio i cecchini. Meno individui. Non avevo voglia. Lì. Tanto... Ma sì, comunque okay. 16 giga va bene, figa. A parte il fatto che mi sono costate 60 euro, puttana vacca. Ah, tu hai preso 8 e 8. 4 e 4? Ah, no, 4 e 4, quindi 4 sono 4, 4 da 4 adesso. Sì. EDD attivo, state alla larga. Che almeno sono simmetriche, non c'hanno cazzi, non c'è niente. Ma che palle! Non ho messo un per... Aia! Beh, è durato molto. Mi è passata qua la mania di mettere i muri, sono un coglione, non sto più facendo un cazzo. Magari non è questo il momento per farlo, però... Allora, c'è... Guarda, ve li ho taggati, Puttana, che dolore, però. Ah. Luke, stai fermo lì? Tirate sul buco che non... L'ho tirato su, mi curo ancora. State attenti alla finestrella, quella di fuori, nelle scale. C'è qualcuno senza giubbotto, comunque. Io. Sei morto. Eh sì. Pezzo. No, allora, era Luke c'è senza uno giubbotto. Lì dove si cecchina, c'è... E poi c'è Ash che sta arrivando a sparare, mi hanno sparato. Occhio da qui, c'è Ibana nel bagno, sì, probabilmente, nel bagno di fronte a lì. Ma, scusami, perché non è andata? Perché... Si può stoppare? Storia. Eh sì, perché anche... Lo puoi far esplodere tu quando vuoi, evidentemente. Ah, le puoi caricare e poi le fai esplodere. Ma è fighissimo! E chi la sapeva sta roba? Non affacciatevi mai lì che... Allora, lei è in un buchino. No, adesso è nella porta. Definiscimi lì. Mi ha rotto la telecamera. Ho capito. Rispetto a dove. Io sono davanti al suo buco. Non so, non si vede un cazzo dal tuo buco. Comunque più a sinistra. Cioè, il bagno è più a sinistra. E la porta del bagno è lì. Bravo. Uccisa. Chi manca? No. Allora manca. Termite non so se ancora era lì sopra. Ah, ce n'è uno sotto. Ce n'è uno sotto. Però poca vita. Stai lì, gatto. Sto qui. Aspetta, ho visto un movimento lì, ma non sono sicuro, però. Oh, sì. Vabbè, può essere Ash. Lì in fondo ho visto, ma non sono sicuro. Robottino! Come ne spostarti, sa che sei lì. Sì. Buono. Vabbè, resto qui a sto punto. Quanto? Vedo un cazzo. Questa è casa mia! Ma dai! Ma non si levi! Levati! Ma porca troia! Sei buono! Levalo. Barattolo di merda! Ma porca Eccolo i piedi! Dove? Davanti, nella stanza lì davanti era. Quella che stai mirando è andato a sinistra però. Ecco, vai da di qua. A sinistra. Eccolo lì. L'ho preso. Oh, che dolore, che dolore. L'ho preso, curati, va là. Non posso. Ho finito le cure. Non lo fare, non Luke, bravo. Dritto lì avanti, Bravo. Buona. Non se l'aspettava così. Mamma tutta mia. Di fugone.
Che dolore. Ha una kill. Eh beh, giustamente uno non fa. E lì c'era il mio colpo. E di adamantio, quello lì era piantato a terra ed era pieno dentro di metallo. Salvataggio lo prendo sempre questo. Portare. Allora, parte che se una persona mi segue sa che non deve mai scrivere portare qualcosa. Tu c'hai problemi parte. Comunque. Sì, c'ho problemi e non. Cortesemente. Cortesemente. Che poi che vuol dire portare Nintendo Switch in live? Cioè, i giochi di Switch o la console? Anche perché i giochi console, un po' di, faccio vedere un po' di Zelda, un One Switch dubito di farlo vedere. Perché? Perché non sono allora una gamer girl che mostra la figa Swift. E non ho 6 anni. Fai con One Taylor. Swift. E se su PC One to Switch. One to Swift. Non lo so, cos'era? Sono dove eravamo noi? Non è vero. Sono nella stanza dove sparavi te poi. Nel bagno? Eccolo. Ah, figa. Piano di sopra. Ah, sono uno di meno? Che dispiacere. Inserimento tra 10 secondi. Mesi fa 8 giga di DDR4 costavano 45 euro, adesso 60. E conta che le mie sono DDR3. Puttana. Stanno aumentando. Avranno sì. Problemi di DPS. Guarda te che c'è la spawn kill. Dove? Dove? Dritti dove? Di lì, dritti. Dritti nella porta in basso. Ah. Hanno detto che questo qui per le RAM e gli hard disk è il periodo peggiore in assoluto come prezzi. E naturalmente io cosa. Sto per rompere Twitch. Naturalmente io cosa ho dovuto fare? Comprare entrambi. Stavo mica sparando lì. Ah, bastardi, mi hanno anticipato per andare a cecchinare. Nezzar, buttati. Ah, è lì nelle scale, l'ho vista. Lì nelle scale? Mi sono buttato giù, mi sono buttato. Aspetta che arrivo. Cioè, mi controlli se c'è il laser? Dove? Qui. Lì davanti non c'è, l'ho rotto. Ok. Ok, grazie. Non vado più là, cecchinare. Ma con che mira, porca troia. Occhio, roti che erano lì, Ho sparato malissimo. Chi è? Ho finito i colpi. Ok, roti, via via, sono io a cecchinare, roti. Ci sono in posizione. È morto qualcuno qui? Luke. Te fermo, Luke. Ma che cazzo? Ma da di fianco che dolori. Capicane. Va bene. Se tu corri ovunque sento. Buono, bravo. L'ho mandato a terra, ho detto ronzo. Ho taggato Capcan dentro la stanza e lì, Ok. E Capcan? Sì. E attento, c'è il buco lì di fianco. Figa, ma quel medico è immortale. C'è un altro, c'è. Sono tutti lì dentro, Vai, vai, Oronzo. Fallo impazzire, fallo impazzire. Figa della merda. Corri, corri sulla scala, corri sulla scala. E corri. Scappa, scappa. Se sbrigasse. Tiralo. Grazie. E mi rimetto quello rotto. Era cascato. Allora l'ho ricambiato. Che palle, Lizard. Com'è? C'è quattrato. Sta morendo quel medico di merda. Finalmente, figa. Primo, con 2 kill. E 5 assist. Ultimo, sono proprio un pezzo di merda. Dovrei pirvi. Ma dai, ma non c'ho roba personalizzata di barba nera. Adesso mi devo comprare la maschera. Guarda, lì è normale, che banalità. Una recluta, era. Il tuo mirino aveva coperto Valky, era 3 metri da te.
Oh, il problema di muoversi mirando, è vero. No, no, ma è assolutamente vero, però almeno quando devi sparare. E Luke oggi è on fire. And you can fire. Bravo. Luke ti ha consolato i piedi per rianimarti. Scusa gatto, ma questa l'hai giocata abbastanza male. Vabbè, sì, lo so. Però, 5 Perdonalo, assist. dai. Però perdonalo. Niente, non ti perdono, mi spiace. Non mi perdono. È tu che dovevi perdonarlo, lui ha chiesto L'ho capita scusa. dopo e non mi interessa. E Ah. non so perché adesso ci siano dei prezzi veramente Faccio incredibili smog, dai. per hard disk e RAM, Avranno però problemi a produrli, si vede, non lo fanculo so. comunque, costa un sacco e quindi niente, sono cazzi. Vi sconsiglio di andarvene a investire adesso. Signorina Lacco. Silvani, e Ah, non vedi. spendere tutti in uomini nudi, e invece... Il problema dell'acqua è che c'ha troppa cornice e ti copre tutto quando A me miri. piace il mio Red Dot, eh. Anche a me io uso sempre un redotto con l'olografico. L'orografico qual è? Quello di Fuse verde? No, quell'altro, quello dopo il redotto, quello che c'ha il puntino intorno alla croce. Ok. Ma guarda che se dovete montare un PC per l'arrivo di Mass Effect Andromeda, non credo proprio vi serva un PC così potente, vedendo la grafica. Magari sì, perché magari è ottimizzato col E culo. quello anche se è Quindi troppo potente danno non è sarà la troppo. Dai beffa. cazzo, i Mass Danno Effect è sono sempre beffa. stati i giochi più ottimizzati del mondo. Ma Poi comunque anche se non questo qui graficamente fosse sembra veramente ai livelli di quelli vecchi, quindi appunto. qualunque PC hai non ti va, quindi. E quindi probabilmente o è ottimizzato male, quindi secondo me c'ha l'hanno lo reso stesso motore graficamente grafico vecchio. dell'altro, quindi può andare, non può andare peggio. No, 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 io ho messo le No, DDR3 certo. perché ci vanno le DDR3. Difendete l'area e proteggete le bombe. C'ha un i5. Non lo sai tu? 4.600 qualcosa. 4. No, il 4.9? 4.960? 4.690, non mi ricordo. Sai che non mi 4.690, l'area. ricordo. Ok, Ne ho trovato. mangiato. Ah, non è la mia, bene. Allora, noi siamo fortissimi, gatto. Anche io. Ma che palle sulle bombe. Ma è Questo figa! robottino è. Ma Allora, anche quello! scusa, ma le bombe sono così separate. È abbastanza separate, sì. Buchiamo il Che muro, dai. dolore! Ma l'avete Rimangono toppato 10 il secondi. buco. Occhio, la posizione di Ma una che bomba è palle, hanno trovato anche compromessa. l'altra. 5 Io secondi. chiudo Aia. qui. Fate Il nemico il ha fatto giro. una Ma bomba. stronzi? Prepararsi Fate al il giro. viaggio. Ma Dai, tu che fai il chiudo qui. giro. Merda, io non ho giubbino. Neanche io. Poi. Sono morto io. Oggi sei proprio bravo. Non l'ho fatto Sì, ma recentemente il come ha mio fatto PC, questa? l'ho fatto a inizio anno scorso. Sono andato. Con che mira incredibile. Avevo Ma un dai, budget. sì, vabbè. Cioè, No, vabbè. No, l'hanno vabbè. ucciso perché si è glitchato Ma tutto il fanculo. muro contro il muro. Mi ha ucciso Ma Fuse. vaffanculo. Troppi. Non mi fa vedere. Vabbè. Sono andato, non dico risparmio, Inventore però ho allerta preso il nucleare. Così massimo che te potevo prendere l'ha con i proprio soldi notti che le avevo. idee, Rotti. Ma sto birraio, ma che cazzo di domanda è adesso? Scusami. Missione fallita. Difensori neutralizzati. Non ho ottica naso prurito, porca miseria. Bene. Sì, vabbè, mi Bravo, hanno ucciso bella perché ha kill. glitchato tutto, vaffanculo. Cioè, io nella sua visuale si vedeva. Io ero dietro il muro, si vedeva il muro quello metallico che lo dovevo tirare su. Che tra l'altro era quello di Luke, che è tutto glitchato dentro la parete. Quindi, vaffanculo, si è visto che eravamo dietro. Però hanno ucciso me, tra l'altro. Con un headshot incredibile. No, userò due hard disk adesso. Cioè, da domani. Sistema operativo nel solido, così col cazzo che arriva più al 100% di utilizzo. Invece. Vabbè, figa, almeno se la sbriga in un attimo. E tutto il resto nell'altro. Dobbiamo individuare una Con bomba. il mio PC mi pare di aver speso intorno ai 900 euro.
Vi ricordate per caso? Ha comprato il case, me l'ha regalato. Ma allora, ragazzi, per un PC normale da gaming buono, 1000 euro devi spendere, dovete spendere. Sì. Io però quella volta lì sono molto buono. Adesso però, prendete una 1070. Però sono andato a risparmio perché non ho preso il top per quanto riguarda la. Sono anche calati i prezzi in generale. Sì, no, però quella volta lì non avevo preso l'i7, non avevo preso la scheda madre Power, avevo preso le DDR3. No, lui parla da gaming. Puro da gaming, i7 non ti serve. No, infatti, 1000 euro. Ah, no, beh, certo. 1000 euro ce la fai. E il mio ha anche solo 8 giga di RAM, che ormai sono diventati ormai veramente adesso poco. 16 giga costano come 8 all'epoca. E comunque per giocare anche lì non credo. Per ora 8 sono ancora più o meno sufficienti. Vabbè, insomma, ne prendete 16. Sì, tanto ormai vi consiglio di prenderne 16. Sì, tanto tra più e il me. Però 1000 euro li dovete spendere. 1000 euro ci ho speso, sì. Mi tira tantissimo il culo averne. Fascia medio alta, 1000 euro andate. Andate sulla 1070, sul fascia alta. Chi è Fuse? Gatto, io. Sopra qui c'è il castle. Ottimo! Che bel regalo che mi ha fatto. Fascia alta, 1000 euro. Ovviamente, per stare un po' sicuri per un bel po'. Sì, a me infatti ha tirato il culo aver dovuto spendere sti 160 euro per farmi. Qui ho ucciso uno. Per farmi le aggiunte. Ma sì, dai, ero già dietro il muro. Sta per uscire uno lì. Da dove? Dalla porta destra, quella in basso. Da lì ho rotti, occhio. Sai che non ho ucciso nessuno, Moro? Probabile. Lì comunque c'è il garage. No, non ri. Ah, beh, ok, sì. Ma cazzo, nella stessa stanza sono. Poi raga, buonasera. Ciao Ciccio. Mi sono arrivato a rovinare la live. Aspetta, non vi sento, scusatemi. Vabbè. Sono morto, vedi? È arrivato Ciccio. Sono... Aspettate, Eccomi. Ti invito a rovinare la live, dicevo. No, ho visto che c'hai due muti, gatto. Se vuoi vengo io, eh. Se non si offendono, volentieri. C'hai cazzo due muti. Per me si sono offesi. Gatto. Ma io gli voglio no, perché io sono nel tuo libro. Però ti vai su da gatto a mettere il disinnestare a troie. E io sto qui a difesa perché come mi muovo mi accoppano qua. Buonasera, ciao. Uno lì dietro il muro, ce n'è, io lo sentito. No, con una 1070 1000 euro ce la fai, con un i5 1070 bene o male 1000 euro c'è del. Ma 1000 euro va bene, è che io non. No, 1000 euro ci fai un computer molto buono. È che ragazzi, però... dovete considerare che io vabbè. Vabbè. Ok, però ti piazza. Lizard, dove sei tu? Io sono morto. No, non è possibile. Luke, vai come ha fatto ad uccidermi? Però ti... vaffanculo, Luke, la scala lì davanti. Che cattivo, poteva curarti. L'hai sfiorato e mortissimo. Sì, io sono morto perché lui mi ha colpito per sbaglio, eh. Mi ha proprio shottato con un colpo solo. Ma perché eri steso, eri? No, il cazzo, ero in ginocchio. Riguardati la kill cam in live se sei in tempo. Porca troia. Ah, aspetta, io devo prendere lo smoke adesso. Quando vuoi dimmelo, gatto, che apro il gioco se serve. Sì, sì, è finita questa. Sì, poi ne facciamo un'altra. Dovrei aver finito. Ah no. Da, di solito tu a che ora finisci la live, gatto? Per le 10. Vabbè, se sforiamo a me non cambia nulla, se vuoi possiamo farne anche una un po' più tranqui. Senza avere l'acqua alla gola. Dici, bisogna sentire i termosifoni che sai che costano cari. Beh, sì, chiaro, cioè, non è che faccio le live gratis. No, ma perché no, magari la chat non lo sa, poi. No, comunque ragazzi qua... dovete considerare che io il PC lo uso anche per fare questo, che è il mio lavoro, quindi devo anche investirci un pochino di più. Mi ha tirato il culo, comunque spenderci questi 160 euro. Certo, però hai detto che merda, è il tuo lavoro. Scusami, no. Ciccio gamer. Non volevo far partire il dissing, però. Che cazzo barri chi lì? Infatti, scusami, ti sparo, un coglione. Ma ti sparo io, brutto imbecille. Perché io sono smoke. Smoke widow every day. Pori pompe. Ah, c'è uno che ha scritto: Ciccio, ha comprato il tuo libro con i soldi di Renzi. Vabbè, nel dubbio. Vabbè. Ma guardate, io neanche l'ho pagato, pensa. Io non voglio fare pubblicità, però guardate che quel libro veramente c'è scritto forse qualcosa in più rispetto magari a qualche altro youtuber. Cioè, nel senso, almeno io la sento così,
Però aveva detto che aveva detto che non voleva farsi pubblicità, invece se ne fa da gatto. Come la mettiamo? Ho capito, io non mi faccio pagare da gatto. E cosa vuol dire? Voi sì. No, tu devi pagare gatto. Tu devi pagare gatto. No, perché io sono un ospite importante, illustre, quindi e quindi voi che ne so, gli chiedete 50 euro. Dove l'ho tirata? Ah, non lo so, a chi l'hai tirata? E poi non c'è niente da fare, non credono che l'ho scritto io il libro. È una cosa che mi rode tanto il culo, mi rode. Dentro dei passi. Lì su, l'ho ucciso. Ah, porca puttana, è vero che dice la botola. Sono arrivato. Bene. In cui. Siamo giusti, quindi. Moro, via. Alla pugna. Gatto, ma con quali capelli fluffosi. È una parola fluffosa. Sì, era una macchina di cortesia. Grazie mille. Sì, sì. Ora ti vieni verso il Però Ciccio, sarei stia tranquillo un secondo. Che noi stiamo lavorando. Ho rotto, però devo sentire il gioco. Io dietro una roba. Che paura! Chi è stato schiaffeggiato da piccolo qua? Io. No, vabbè. Ma dove? Ah, no, mi vedeva benissimo. Tutti? Dillo, Ciccio, dillo. Chi è che ha 1 milione di iscritti qua? Tu. Vabbè, ma non dovevate prendere le mie parti comunque. Ma no, ma infatti io ero contro di te. Nico Guard, leggilo e poi mi dici. Oh. Un operatore alleato rimasto. se ci sono errori di congiuntivi, ti credo. Ma le ho fatto. Allora, scusatemi, L'ha fatto sappiamo apposta. Tutti che io non è che sono un letterato. Esatto. No? Se io vedo scritto Grimandello. Porca ma ti è arrivato. Che cazzo gli è? Però l'ho scritto io e poi una persona me l'ha corretto. Sì, vabbè, sì, come qualunque libro che viene scritto da. No, ma oh, guarda, ti giuro, non ci credono. Infatti, sai box. Che cosa farò? Dopo che i tifoni Gatto, Yodo avranno letto il libro. Vabbè, gli mando i file di testo di Word. A parte che c'è da dire che cazzo ci vuole scrivere un libro sulla propria vita? Su quello esatto, che scrive. Che cazzo ci vuole? Basta fare un riassunto. Semplicemente non ne avrei voglia. No, esattamente. Quello, è quello... ovvio che poi l'avrà fatto correggere ad altri. Non è normalissimo, tutti come lo fanno. Chiunque. Sai le volte a scuola posso. Tema posso a scelta libera. Quindi poi lì scrivi quello che cazzo di... Scrive 8 pagine. A me piaceva scrivere i temi a scuola, solo che io consegnavo la brutta copia perché non avevo voglia di ricopiare in bene. Scritto telecamere è autentico, è vero. Per me era perfetta la brutta copia perché poi la correggevo, ci mettevo non scrivevo mai errori grossi. Il libro si trova su Torrent. www.illibrodiciccio.com no, non è uno scherzo. Ferma, bannatelo. Dovete usare il drone per trovare una bomba. Ah no, ma lasciatelo perdere. No. Ha detto la sua. Ma no, ragazzi, niente insulti per cortesia. Non bannato. Vabbè, per il libro del torrent non serviva. No, un altro. Ti dico. No, l'ho capito qual era l'altro. No, ma ripeto, quello lì sì, non si fotte, mi che palle, mi hanno però rotto. Noi ti difendiamo. Era per dire che quello del torrent era una burla, un gioco di ponzo. No, Spaguro, solo io so leggere, infatti dopo glielo racconto in PS. Ma infatti noi avremo l'audiolibro di Liezar. Liezar, ma ci trova la versione raccontata? L'audiolibro. Regà, allora. A regà, non sì. Ci posso per credere, regà. No, regà. Regà, no, regà. Io dico, no, ma regà è una cosa romana. Perché? Ma perché? Hakuna Matata, ragazzi. Siamo ritornati su Arega. Il fatto di Arega è il fatto di Arega per 16. No, tu io ti sto seguendo la cosa Resident Evil, hai detto regà almeno 750.000 milioni capito, di dollari. Ho capito, ma è una cosa del tipo ragazzi, mamma mia, lasciate perdere. Ho capito, cioè... di qualcos'altro, come dire ragazzi, mamma mia, succhiatemi il cazzo capito, per 20 ma volte. Giocalo tu Resident Evil col VR. No, io non sono mica coraggioso, infatti ho giocato. No, ma questo era fuori, ma coglione. L'hai ucciso? Ma no, nessuno l'ha ucciso. Era fuorissimo, era fuori come una ginestra. Cos'è una ginestra? Ma cos'è una ginestra? Hanno sparato da qui, Liezar. È una planta. Stavo continuando a sparare da qui. Oh, ci ho provato. Liezar, c'hai ancora i fiumi? No? Una a uno. Vieni a metterlo qua da me. È che dovrei passare davanti a tutte le finestre. Ma corri veloce che non ti caga il cazzo. Non vedo mica più. Non lo vedo mica più. Ma la granata non gliela leva nessuno quello lì. Ma ti ha colpito. Perché lo puoi mettere? C4! Puttana, che rischio. Ma mi hai rotto la carica, bastardo. Che cazzo? Liezar! Ma questo è un coglione, scusa. Com'è possibile che sei arrivato dall'altra parte?
Guarda, Capitanito, leggi. No, vabbè. Che ne pensi? No, vabbè. Vaffanculo, va. Mamma mia, aiuto, ho salvato la vita, era dietro. Salva la clip, gatto, che dopo voglio vederla. Ma sì, ma vaffanculo, che cazzo vuol dire? Ero arrivato lì, ero io, buongiorno. Boom, morto. Ora il Luke a terra. Cascato a terra, Luke. Metti chi ce l'ha. Liezar, vieni a mettere il disinnescatore di qua. Hai perso il disinnescatore. Ah, sbagliato. Guarda che Cretino, non è buono. Abbiamo il disinnescatore. Abbiamo il disinnescatore. Firte Luke, guarda che io non ho scritto il nuovo signore degli anelli, È una biografia, Cioè nel senso, sopra non c'è una storia, non c'è il signore degli anelli Harry Potter. Per farti capire, non ho detto ma a parte il fatto che la cosa bella dei libri è che chiunque può scriverli. No, non, ma questo non... discorso neanche gli sportivi potrebbero fare. No, ma con questo discorso, con questo discorso, Bill Gates non poteva fare la Microsoft e Steve Jobs non poteva fare la Apple. Magari perché nessuno dei due era laureato, nessuno dei due era ingegnere. Quindi, Totti ha fatto un libro sulle barzellette. Io ve lo ricordo, la gente se lo dimentica. Esatto. Totti ha fatto un libro sulle barzellette. Che ha fatto una cosa che mi dà sul culo. Al massimo ha scritto un libro di merda. Questo è vero. Ma non è di merda. Poi è questo non che lo dicono che. E poi quando lo leggi me lo dici. Che l'ho fatto per soldi. A me dà un fastidio sta cosa. Oh. Io dico solo che chiunque può scrivere un libro. Al massimo ha scritto un libro di merda. Ma quello assolutamente. Lo puoi decidere dopo averlo letto. Non puoi dire a prescindere che merda quello lì ha scritto un libro. Dicio gamer meglio di Dante Alighieri. Effettivamente Ciccio ha proprio bisogno di soldi. Comunque. Sì. Ma guarda che io già mi sembra che da qualche parte l'ho detto che in realtà Mondadori mi ha pagato una somma per scrivere il libro, ma è in realtà sono andato incontro a molte più rogne che a soldi. E fidatevi, i Tori Mosifoni sanno quanto guadagno, non me ne frega un cazzo di aver preso 8 euro per fare il libro. 3,50 al mese lui. Guarda, lo dico, vabbè, l'ho non lo dico io. Perché poi 3,50 Ciccio, lo sappiamo, dai. No, ma non, sono detto, non... nessuno dovrebbe farti conti in tasca, però 3,50€. Ma sì, ma, sì, ma anche, dirlo, Ciccio, anche se l'avesse fatto per i soldi non ci sarebbero problemi, ma se lui non l'ha fatto gli dà fastidio sentirselo dire, naturalmente. Sì, esattamente, mi dà proprio fastidio. Mi che comunque, cioè... Meno di un caffè al giorno. Tu ti fai le robe per i soldi. Ma guarda, invece dire, questa volta ti giuro no. Cioè, ancora ma mi devono pagare metà libro e non me ne frega un cazzo, ma, capito quello che voglio dire? Ma comunque voglio dire, saresti tu io a non averlo fatto anche per i soldi, perché... No, ma... lo. Cioè, nel senso, io il libro l'ho fatto perché, ragazzi, è una cosa secondo me fighissima. Cioè, per chi rispetta il libro come me, il libro inteso ci libro. Ci sono dirlo, poi mi rode il culo. Occhio, la posizione di una bomba è compromessa. Ma questo mi sparo io. Ma poi a prescindere non devi dire a nessuno quanto guadagni perché nessuno ti deve fare i conti in tasca, quindi non è no, che devi stare però, lì a capito, dire cioè, sai che mi dicono? Ma voi siete money grabber, piate un boato di soldi. Poi uno fa il libro, ma l'hai fatto per soldi. Ma come non li prendevo già un boato di soldi? Infatti, non ho capito. C'è qualcosa che non va. Vabbè, ma comunque figa. Cioè, ehi! Se credi che il libro non meriti i tuoi soldi, non lo comprare. No, ma appunto, infatti, al massimo lo compri, ti fa schifo e ti è fatto cacare. Ma no, non è no, che ma dici che lo prende il discorso. Il discorso solo che hai studiato per scrivere libri non mi piace perché io sono sempre stato bravino nello scrivere. Mi è sempre piaciuta l'idea di scrivere un libro, ma per la noia, per la pigrizia, non l'ho mai fatto. Una cosa, non un libro sulla mia vita, naturalmente, ma un libro. In realtà il libro secondo me lo apprezzi per la scrittura in sé, ma per quello che racconta, secondo sì, me. Cioè, almeno io penso quello, Sì, anche perché se poi siamo uno... comunque youtuber, ma non siamo laureati in videomaking. Ma ciò non significa che uno di noi non possa scrivere qualcosa di decente. Infatti, io vi ricordo che sono redattore dell'Angolo. Purtroppo non sto scrivendo più un cazzo di recente, però vi posso assicurare che, insomma, non scrivo di merda. Però mi tira il culo che uno mi venga a dire non puoi fare quello che vuoi. Victorious, però, nel senso, fra tanti uno deve uscire bene del libro, no? Hai capito quello che ti voglio dire? Senti. Però adesso direi di concludere il discorso sul libro di merda di Ciccio Gamer. Corri, dove me l'hanno piazzato? Corri, Batman, corri per la città, corri di là. Ah! Puttana, non l'avevo visto. Abbiamo perso. Questo per colpa di Ciccio e del suo libro, comunque. Sono d'accordo. C'ha distratti. Ma non c'ha neanche preso. Non c'ha. Però a me mi ha preso. Ah, tra l'altro, per favore, se qualcuno lo compra, mi dice se ho citato i Termosifoni. Perché io sono sicuro di averlo fatto. Non mi ricordo. Sono sicuro di averlo fatto adesso. Ah, tu devi capire, dato che il libro non l'ho scritto io, non mi ricordo, capisci? Adesso, senza che si offendano, io chiederei ai muti di lasciar posto ai parlanti.
Sì, se non dà fastidio a nessuno. Ci sei, Marcolino? Sì, una la posso fare io. Dai. Facciamo l'ultimo. Questo stronzo che scrive i libri e non ci cita. Allora, io ti ripeto, mi sembra che io già ve l'ho detto. Io già ve l'ho detto, non mi fate ridere. Mi sembra di avervi citato, ma non mi ricordo. No. Tu ci hai detto già subito che non ce l'avamo. Che non mi ricordavo. Mi sembra, tra l'altro, di avervi citato nel periodo dove ero in depressione. Che ho detto che mi avete aiutato. Io non mi ricordo bene. Vedremo. Io non vedremo. Guarda che... tanto Moro lo leggo io, non lo leggi tu. Cosa? Me lo dirà, Marco. Carta canta. Io di certo non ho voglia di leggere un perché libro. Verba, ma dai, ma guarda che di lettura sono 2 ore e mezza. Non è che ho scritto una commedia. Anche perché c'è una pagina da colorare e una pagina vera. Una pagina da colorare e una pagina vera. La sua vita è andare in falegnameria a tagliarsi le dita. Ciccio, vuoi sapere uno dei pochi libri che ho letto qual è? Quello di Checco Zalone. Ah. E lo sai quel libro lì com'era scritto? I not, entra tu perché non mi apre. Era scritto tutto problemi, con errori ortografici. C'ha problemi. C'ha problemi. Entra tu che c'ho problemi, non mi si apre niente. Non è buono. La copia ci arriva a noi, ma non è firmata. No, infatti gliel'ho mandata. Pezzo a tutti di merda quanti, questo. Cioè, c'è il peli rosa. Non è streamata. Cazzo significa. Quando ci incontri, allora io l'11 sono a Milano, chi mi incontra e chi se ne frega? Vabbè, nel senso, vieni a Milano, che cazzo? Madonna, cazzo, l'11 guerriero nato, i termosifoni sanno di quello che ho detto adesso. E anche tu, se gente... comprerai il libro, La gente non lo sa, ma io ho passato dei periodi un po' così. E noi l'abbiamo fatto pat sulla testa, ma perché non avevi i capelli rosa prima? Esatto, schifo. Adesso ti vogliamo la mano, aveva massimo tipo 20.000 iscritti, 15.000 iscritti, 20.000. Ma guardate che tra l'altro io ho conosciuto Yodobi eccetera eccetera, che uno dei Mark mi sembra che mi era venuto a cercare, No, uno di voi, ragazzi, uno di voi mi ha contattato, mi ha detto siamo i termosifoni, bla bla bla, vienici a trovare, c'è Yodo, già. Sì. E via per culo, mi avete dato l'indirizzo di S e sono entrato. Non mi ricordo chi è stato. Può essere. No, può essere un cazzo. No, la cosa che ti posso assicurare è che io e te abbiamo legato subito. Quello mi ricordo assolutamente. Probabilmente sono stato il primo con cui hai legato. Sì, ma io mi ricordo che uno di... Ma guarda, Marco, mi sembra addirittura tu, mi sembra, che tu mi hai contattato. Sì, ti invito, Marco. Mi sembra che è stato proprio Mark a dirmi dai, entra, siamo tutti insieme, bla bla. Ma cosa, i capelli rosa sono belli, ma cosa? No, aspetta, come cazzo è che si invitava uno? Adesso sbagliato? Prende il suo libro e se lo mette in testa lo evidenzia tutto. Grazie, Saba. Comunque, ripeto, chiudiamo il discorso, perché se noi siamo qui, siamo persone serie, adesso dobbiamo vincerla utilizzando i personaggi che usiamo di meno. Va bene, io prendo Klaz. Prendo Klaz. L'ho appena comprato, non so usarlo. Chi è il terzo Mark? Cosa? No, sul... Attenti che se leggete troppo vi fate un'opinione vostra e vi bannano, che amarezza. Va bene, sei stato bannato infatti per questa stronzata. Sei contento della tua opinione? Sì, quindi è colpa di Mark se vengo a rovinare le live. Ragazzi, guardate che alla fine non è colpa mia, eh. Ho capito, ma tu senti un po'... Però all'inizio non rovinavo le live, è vero. Attenti, giustamente Gabriel dice: attenti che se leggete capite la differenza tra kick e ban e non scrivete più cazzate, giustamente. Esatto. Quindi io prendo Caveira perché ho detto ban di prendere quello che so usare meno. Cazzo, non c'ho il pompa su Valkyria, ragazzi. Dopo un po' di tempo non c'è il pompa su Valkyria, come è possibile, cretino? No, non ce l'ho, Lezzar, quello che sai usare meno. Dai, che cazzo ti frega del mirino del pompa? Sono tutti più o meno veloce, va, bravo, dai. Il castrato. Guarda, l'ho messo senza mirino, eh. Se non faccio una kill è colpa tutta di Moro. Ma non serve un cazzo il mirino. Non è vero, serve tantissimo. Ma sul fucile a pompa, ma stai. Ragazzi, ma chi è stato platino fra di voi su Rainbow Six? Dai. Spiegate. Cazzo è platino? Stai. Su console Mario. Poi, Ciccio, che cazzo c'entra? Ma che cazzo? Su console, Ciccio. Sono i bambini. Vedi, poi uno parte il dissing, quello estremo, avvocati, partono. Sono i bambini. Ciccio, sai chi c'è su console su Rainbow Six? I bambini. Su console, i su bambini e le persone e... con i capelli mia, rosa e le persone senza mia, mani. Tutto. Cosa c'ha? Cosa c'ha? Che c'è acceso che non va? Aiuto! È pazzo? Mamma mia. Confermate che è pazzo? Ci sono i bambini e le persone con lo, i capelli lo sentite? Rosa. No. Sì. No, adesso non più. Porca puttana! Che spavento! Che sta succedendo? Metti qua.
Dai che rompo tutti i robottini io, porca mignotta. Tutta colpa di Mor. Se per favore hai un linguaggio più consono alla live, te ne sarei grato. Sta facendo... Sono d'accordo con questa cosa. Devo cambiare comunque... Ma ragazzi... Ma... Parte Twitch. Ragazzi, ho qualche... Ma ancora? Ferte, io rispetto la tua opinione, però ti ripeto che... Se una persona ha studiato per scrivere un libro, cioè se ha studiato per diventare una persona che sa scrivere i libri, ciccio, ottimo. Che devo va attimo. Benissimo, anzi, ha tutta la mia ammirazione, però non puoi limitare un lavoro a un lavoro come quello di scrivere il libro, che è una cosa di è creatività alla fine, e non puoi limitarlo ad una ragazzi, da scudo. Secondo voi i giochi dovrebbero farli ma solo puttana, chi ha studiato? Ma puttana, come morto! Solo i programmatori possono fare i videogiochi. I videogiochi, non ho capito. Dice grazie dello scudo umano. Prego! Quello, cioè... E non sto alla dicendo fine... che chi studia è uno stronzo, poteva fare a meno e diventare youtuber con i capelli rosa, però... Però il fatto che lui abbia scritto un libro non significa che ha tolto il lavoro a qualcun altro. Ha scritto un libro, al massimo, ripeto, è una merda. E... Al massimo è brutto, per... è scritto male, al massimo. No, ma poi è per la mia fanpage. Sono morto. Cioè, per i miei fan. Per i suoi non... fan, certo. Cioè, sono morto, ma una doppia me la sono portata a casa, eh. A Scarbi. La differenza tra amatoriale e professionista, esattamente. Esattamente. Ragazzi, io non so perché non... E non lo dico per difendere Ciccio, perché di Ciccio con quei capelli me ne sbatto anche le palle. Ma cosa? Ma per dire che una cosa del genere lo può fare chiunque. Ma non l'hai rotto? No. L'ho rotto io, ma tolto 30. Ora mi stavi anche per provare. Cosa? Però, no? Ho 15 di vita, buttami giù e ritirami su. Non fare quella faccia. Beh, non fare quella faccia. Alla fine è come dire che nessuno può fare un film, nessuno può fare un film ma perché occlusione ambientale perché ci avete messo, ragazzi? Boh. Che cos'è? Bene. Bene. Questa è casa mia. Anti-aliasing che avete messo? Ruox, grazie mille. No, l'anti-aliasing no. Mettilo. Ma ormai non ho messo niente. Io ce l'ho. Porca troia. Porca troia, amore. Sono morto. Sotto le borrette. Ah, no, perché lo voglio. L'anti-aliasing lo puoi togliere. Se... Ma che schifo. Mi toglie tutti. Mettilo per due. Beh, in realtà non è. Ciao, Davi. Con la grafica pulita che c'ha. Ombreggia... No, perché a me il gioco va sui 45 fps, quindi c'è qualcosa che non va. Fider, ti spoilerò una cosa. No, parlo piano così a notte non si distrae, anzi lo eccito un pochino. Ti posso assicurare che scrivere un libro non è che arriva Ciccio e gliel'ha dato da scrivere perché Ciccio, ma no. Chiunque può scrivere un libro e pubblicarlo su Amazon. Chiunque, anche in questo momento, tu scrivi un libro, lo metti su Amazon e lo vendi e guadagni. Hai notato una mira? Dai, che merda, che però, merda. Però l'hai preso, l'hai che preso. Che merda, oh, che merda. Quindi, vi ripeto che Ciccio non sta rubando lavoro a nessuno. Non è un immigrato clandestino. Lui. Quelli sì che rubano il lavoro. Cosa? Forse mi laggava, forse andavo a 45 fps perché stavo giocando in 4K. Forse. Oh, no, aiutare. Ma calcolando che ho il PC a 2K, quindi stavo in 4K. Tornatevene al vostro paese, ruspe. Ruspe. Alle ruspe. Cravatte e verdi. E poi avrei un vi posso assicurare che se voi scrivete un libro, lo mettete su Amazon, su... come si chiama quello della Apple? Vabbè, sullo store della Apple. Potete tranquillamente pubblicare il vostro libro e venderlo alla cifra che volete. Poi, ripeto, magari la gente non ve lo compra, però lì sta a voi pubblicizzarvelo. Quello lì. Esatto. Il fatto che Ciccio si sia costruito una fanbase in anni del suo lavoro tutto e poi spammi non c'è più. E poi spammi il suo lavoro è anche un suo diritto, ragazzi, c'è poco da fare. Può dispiacervi, però... Oh, ma poi comunque guardate che se lo comprate vi garantisco che il mio libro, regà, non vi fa più traballare il tavolo. Già è provato, regà. È molto probabilmente. Allora, se voi avete un tavolo che traballa e dovete mettere quel libro lì, puttana, che cazzo di tavolo è? Vendetelo di nuovo. Se premete da una parte vi fa da catapulta, vuol dire. Però mettete caso. Mettete caso, regà, funziona. Come non avete la carta per accendere il barbecue, volete mettere? Per accendere il barbecue, poi la carne fa cagare. Diezar, allora io sono Glazzo, no? No. Dove potrebbero essere? Dice che con la tua è buono. Sono...
Non lo so. Stiamo taggando, a me sembravano al piano terra, ma mi hanno rotto. Amico lui. No, col profumo di pancetta c'è l'inchiostro. Minchia. Ottimo. Cioè, fondamentalmente Ciccio fa pubblicità a una cosa sua, quindi ha tutto il diritto di farlo. Non ha rubato lavoro a nessuno. Spam. Ha scritto un libro che spamma da solo. Ma dove sono su se stesso. Le bombe? Boh, secondo me sono di sotto comunque. Prova a scendere giù, no? Si hanno rotto la botola, ragazzi. Ah, voglio trovarla, Not, corri, corri, corri. Sai che no, era sopra, era. Non era sopra. Non so. Ha rotto la botola, però, eh. Occhio allo spawn, che qua mi sa che sono stronzi questi. Usate i bottini. Allora, corni, ne ho contate 15. Da quando ci sono io, considerando che sono arrivato ai 40. Raga, io vi giuro, non trovo l'obiettivo. Raga, 16. Penso io, ci raga. Penso. Ma non ho il mirino su Buck, che cacchio? E non ho qua. Sì. L'avrei raga, scritto 7000 volte anche nel libro. Ah, raga. 17. Ciccio, te li sto contando tutti, faccio un video, te lo giuro. Ragazzi, ma io sono romano. Che cazzo pretendete? Ma me lo dite? Ma io boh, raga. Pia, per culo. Poi, ragazzi, voi mi conoscete, detto, sapete raga. Che rispetto l'opinione di tutti, a parte quando sono stronzate, e leggo... Un'opinione e leggo, non può insultare, comunque. Esattamente. Le cose che scrivete le leggo sempre tutte. Ma in questo momento magari no, che devo fare il pro. Però... Ah, quindi vedi che lì c'è qualcuno, lì c'è qualcuno. Vuole sempre rispetto, anche nel dire le proprie situazioni. Non so perché l'ho fatto in realtà, non serviva. Vabbè. No, non serviva. Non serviva. Dato io non vi dico una cosa perché sennò mi prendete tanto. Occhio okay, che quello è aperto. Che... Morto! Come ti ho visto cadere? Lo sapevo che era lì, ma io sono un coglione. Lì? Ma non ho registrato il corpo, che palle. Che poi non voglio parlare del libro di Ciccio perché voglio spammare il suo libro, ma perché sto rispondendo a voi. No, ma infatti prima io sto... la mia era rimasta una l'argomento così, libro poi... di Ciccio è finito, no? Esatto, esatto. Io sto rispondendo a voi che state dicendo delle cose che secondo me sono più che sbagliate, ma non per il libro ma di Ciccio, ma in generale. Mi beccano. Marco? Tu che sai? E non lo so da dove ti beccano io. Uno legge un libro per ciò che dice, non per come è detto, una bestemmia letteraria. Generazioni di scrittori che prenderebbero librati in faccia. Ma uno legge un libro per il cazzo che vuole. Uno può leggere un libro perché gli descrive come si fanno i pompini, non lo so. Cioè, ci sono libri di qualunque tipo, qualunque genere. Ci sono libri con foto di peni. Secondo il tuo, secondo quello che hai detto tu adesso, anche i libri per bambini allora esatto. Non vanno bene, perché sono fatti, sono stupidini. Ma poi è normale che Ciccio non fa un libro per Sgarbi. Ciccio non fa un libro per Sgarbi. No, ma non ho mai detto di fare un libro di letteratura, Infatti. È come cioè, vedere un film. Te ne è comparso uno davanti, Moro, No, ti è passato uno davanti, l'ho visto in piedi davanti questo a te. Questo non vuol dire che tu non possa dire che il suo libro è brutto se non ti piace, però lui lo può fare. Poi se magari Ciccio vince il premio Strega al posto di qualcun altro, magari lì si ti possono girare le balle. Deppy Hall, grazie mille. Però dubito che Ciccio vinca il premio Strega, insomma. Magari con una spintarella. Ah, puttana! Potrei anche... Non può essere vero! Perché il libro viene visto come la massima cosa d'arte che tu devi essere... Ma è un po' come scrivere una canzone. Una canzone la può scrivere chiunque. Infatti. Poi al massimo ti fa schifo, non te la metti nella playlist. Appunto. Però la cosa bella di questo mondo è che ognuno può fare il cazzo che vuole. Non è vero. Se io uccido qualcuno non mi lasciano andare in giro così. Se ti nascondi bene, sì. No. Devi aspettare che vanno via le stelline di GTA e poi puoi riuscire. Esatto. Esatto. Io continuo con lo smoke, Rovazzi ha vinto il disco d'oro. Il disco d'oro. Ha venduto. Tipo non piacere Rovazzi, ha fatto il disco d'oro perché ha venduto un casino. Esatto. Così. Te l'ho tolto, Puoi prenderlo. Non è vero. Ah, scusa, devo anche deselezionarlo. Ma che troiato, sto gioco di merda. Allora ragazzi, prendo... ma dovete entrare nell'ottica del fatto che non ma è che se una persona è incredibilmente brava a fare qualcosa ha sicuramente la possibilità di fare soldi ed essere famosa per quella cosa che fa. Anzi, adesso mettiamola così. Anche Farenz ha scritto un libro. Finance, ok che ha l'angolo, esattamente come ci scrivevo io. Non ha studiato letteratura. Non ha studiato letteratura, quindi Finance non meritava di scrivere un libro perché... E poi a Finance il libro gli ha chiesto di scriverlo perché è uno youtuber. Perché poi il fatto che sapesse scrivere... Niente. Anche Victor Laszlo ha scritto un libro. Lui può farlo? Cioè,
Dai, ragazzi, Victor Laszlo non ha il blog come Farenz, quindi non può scrivere nel libro perché non ha fatto niente. Insomma, mi sembra una cosa un po' limitata. Volendo ecco. Domani Gatto potrebbe scrivere il libro, voi cosa direste? E vorrei farlo, però sono pigro come la merda. Però non sarebbe un'autobiografia. Io non andrò mai a dire, oh, guardatevi questo perché è il libro migliore del mondo. No, c'è scritta, ci sono scritte cose mie. Sono già morto. Sei una sega, da dove ero? Prima ho individuato il libro di Ciccio. Se dovete prenderlo, secondo me, poi Ciccio mi correggerà. Se perché profuma di nuovo con la carta nuova. No, sapeva già dove ero. Lo devi prendere come Bottano. Se fosse una mega intervista a Ciccio. Sta dicendo, ma è entrato sparando nella mia. Ragazzi, qua, aiuto. E ripeto che se non mi interessa comprarvi, da dove? Oh. Ce n'era uno sopra, ragazzi. C'è Glaz fuori che... Adesso io vorrei vedere... Cioè, ha sfondato il muro, per carità del signore. No, comunque la tipa che mi ha ucciso... Ha messo il DD... La tipa DD. Probabilmente che mi ha ucciso. La tipa che mi ha ucciso è entrata dalla finestra, solo che ha fatto un'animazione stranissima, è entrata dal soffitto, praticamente. Ma bravo, mamma bravo. Mia. Se Ciccio avesse giocato con il mouse... Se avessi avuto anche un mirino, ma infatti, ragazzi, io non sto difendendo il libro di Ciccio, sto difendendo il concetto di poter scrivere un libro in generale. Ma sapete che sai che c'è che un libro l'ho scritto anche io, ma nessuno lo sa. E poi, Gatto, sai che c'è? A prescindere, io lo so. Uno può giudicare una cosa se non. Vabbè, cioè, fermiamoci, che abbiamo dato per oggi. No, ma ho fatto schifo. Abbiamo fatto veramente come troppo Ciccio. È arrivato Ciccio, ci ha rovinato la live. Che palle. Chi dopo vuole farne una con i bot rimanga dentro. No, i bot no, dai. No, perché devo fare le missioni. No, te la fai da solo. Va bene, ma la faccio anche da solo. No, comunque dicevo, magari prima di giudicare, poi sembra che non lo fa, compratelo. Poi se non vi piace vi rido i soldi, però ma addirittura. Vabbè, rimborso su Amazon, funziona, no? No, prima lo comprassero, poi mi dicono ci hai fatto un libro che veramente fa schifo. Beh, in realtà se uno lo piglia da Amazon, poi lo può rimandare indietro. Lo rimandate indietro. Dite questo libro mi ha fatto veramente, ma no, schifo, di più. E allora ok. Però finché non lo leggete, io, ragazzi, io devo andare, però vi lascio con una cosa. Dai. C'è gente che fa i giornalisti, gli attori e i critici. Perché è uscita dal Grande Fratello? Boh, vi dico questo, me ne vado via. Quindi con questo vi lascio ragionare. Poi naturalmente questo non giustifica. Lascio la mia perla. No, nel senso che se hanno fatto una roba del genere, nel senso allora ma magari poi sono anche bravi e lì allora giustifica. Perché secondo me Luca Argentero sa anche recitare in alcuni film, in altri mi fa schifo, però è uscito dal Grande Fratello. Cosa gli dici? Non lo prendi perché... non è che deve essere per forza, deve aver studiato... vabbè... Quindi, buonasera a tutti, grazie. Quindi, ragazzi, io vi auguro una buona serata. Sul tubo. Grazie ai subscriber, grazie ai nuovi follower e alle donazioni. Noi ci a domani mattina. Qui. Domani mattina con prima mattina. Di quei bellocci dei termosifoni. Va bene, esatto. Però intanto adesso mi muto e parlo da solo con la mia chat, va bene. Mi sembra anche sound muted. Ecco. Allora, io adesso chiudo questa live, però volevo lasciarvi un pensiero nella tasca. Abbiamo parlato fin troppo del libro di Ciccio, è vero, mi spiace, abbiamo esagerato un po', però mi sentivo di rispondere a tutti quei commenti che stavo leggendo. Non tanto perché Ciccio è un amico, non tanto perché Ciccio ha scritto un libro, assolutamente no, non me ne frega niente. C'ha dei capelli di merda, li ha messi anche nel libro, mi dispiace. Però, ragazzi, io quello che ho sempre cercato di fare con voi in generale è cercare di mantenervi con la mente più aperta possibile e soprattutto non farvi giudicare le cose subito. Io sono uno streamer, sono uno youtuber naturalmente, quindi secondo moltissime persone là fuori io sono lo scemo del villaggio, io sono il coglione che fa le puttanate su internet, sono il deficiente che facendo le coglionate ruba i soldi ai bambini stupidi ed ignari, ecco. Esattamente come voi siete passati oltre questo concetto di youtuber, streamer o persone che vive sull'internet, esattamente come io, così come altri come Karim o altre mille persone abbiamo dimostrato di essere migliori di quello che l'opinione pubblica ci va a dipingere, diciamo, non siamo effettivamente delle teste di cazzo. Ecco, io vi volevo dire che
ripeto, il libro di Ciccio non mi è ancora arrivato, non l'ho letto, magari fa cagare, non lo sappiamo, però quello che vi voglio dire è: non diventate quel genere di persone che deve giudicare per forza una cosa. Ciccio ha scritto un libro, i Mates hanno scritto un libro, 5J ha scritto un libro, io ho il libro di 5J tra l'altro, eccolo qui, l'ho letto, vedete, ce l'ho, l'ho letto, anche Lorenzo è un amico. Questo libro non mi ha fatto impazzire, ma per altri motivi. Però, come potete vedere, non ho solamente il suo, ho anche quello di Farenz, il libro di Farenz autografato, il libro di Manhattan, dottor Manhattan autografato. Ecco, sono tutte persone che non hanno studiato per arrivare lì dove sono, e i libri, alcuni mi ho apprezzati, altri di meno, e quant'altro. Però l'ho letto, per poterlo dire, va bene? E no, non sono cose che compri solo per amicizia, cioè naturalmente poi dopo tu vai a comprarti il libro anche per amicizia, no? E quelle cose lì, però alla fine lo leggi. Esattamente come io ho letto questi libri qui, voi potete fare qualunque cosa. Vi prego, non diventate quel genere di persone che giudicano a prescindere qualunque cosa, non diventate quel genere di persone che devono tirare merda a una persona solamente perché è quella persona, perché vi posso assicurare, perché io lo so, io sono dall'altra parte della barricata, io posso assicurare che leggere commenti a merda solamente perché tu sei una persona, tu sei, cioè io mi sono preso merda solamente perché conoscevo Farenz o Karim. Io per anni mi sono preso merda per Farenz, ho conosciuto Karim, mi sono preso merda per Karim. La gente guardava i miei video, no, mi diceva che sono la coppia di Otobi, punto, fine. Allora, esattamente come fa male a me ricevere questi commenti, sono sicuro che faccia male a chiunque abbia scritto un libro, abbia fatto qualcosa che magari non rientra nei propri canoni. Sono sicuro che Ciccio non l'ha fatto per i soldi, sono sicuro che ci si è impegnato a farlo perché ci teneva a farlo, e magari prendere merda a prescindere solamente perché Ciccio Gamer, insomma, io vi assicuro che nei suoi panni non sarei molto contento. Ecco, lui invece la prende sempre bene e non mi ha detto niente di tutto ciò, ve lo posso assicurare, questo è farina del mio sacco. Quindi ragazzi, insomma, fate quello che volete nella vita, però non diventate quelle persone lì. Ecco, Ciccio simpaticissimo, ci sono ormai affermazioni, e voi che io di libri ci campo proprio, ho capito io, però se Ciccio Gamer scrive un libro sgrammaticato, nessuno ti obbliga a comprarlo, nessuno ti obbliga a comprare il libro di Ciccio Gamer o di Farenz. Al contrario di un libro di Stephen King, è il primo che mi è venuto in mente. Sveglia ragazzi. Nessuno vi obbliga a comprare i libri degli youtuber, anzi fate bene a non comprarli se non vi interessa. Quindi va benissimo, va bene. Nessuno vi obbliga a comprare un e questa è la cosa bella, è lì su Amazon, nessuno è lì, che fastidio dà. Al massimo magari scrollando le pagine di Amazon vedi la faccia da culo di Ciccio, i Mates che fanno i simpatici, i Favigeri che fa o la panza di Farenz, magari quelle cose lì vi fanno cagare, vai, scrolli, vai avanti, però non devi, nessuno ti obbliga a cliccare clicca, nessuno te lo mette nel carrello, nessuno ti obbliga a leggerlo. Poi nessuno ti obbliga a dire che è un bel libro, assolutamente, lo puoi comprare, leggere, dire che ti fa cagare e dirlo. Però tirargli merda solo perché l'ha scritto una certa persona, secondo me è sbagliato, ok? È sbagliato. Esattamente come era sbagliato tirare merda a Game Therapy prima di vedere Game Therapy. Io ho visto Game Therapy, fa cagare, ve lo posso assicurare, l'ho visto due volte. Quindi, ok. Thank you. Casti Lorenzo, quanto ne sa Gatto? No, non tantissimo, in realtà, te lo posso assicurare. Serpottino, bellissime parole, non posso che essere d'accordo con lei, signor Gatto. Ma per il santo signore, quella copertina. Thank you. La copertina quale? Quella di Ciccio coi capelli o Favij che fa? Si è fatta anche una certa. Sono stanco. Quindi niente, non volevo tirare merda a voi che avete un'opinione propria, e mi dà anche fastidio leggere commenti come uno che dice: se voi leggete i libri poi dopo diventate intelligenti, vi bannano la chat. No, voi venite bannati dalla chat perché scrivete puttanate, santo Dio. Se uno scrive una puttanata viene bannato, se uno scrive una puttanata grossa viene bannato, se uno scrive una stronzatina viene chiccato.
ok? Nessuno banna le opinioni altrui, perché io sono sempre qui, porca di una miseria, sono sempre qui tutte le sere a chiacchierare con voi, ad argomentare con voi. Non sono mai stato a chiccare o bannare qualcuno che la pensava diversamente da me. Io vi sto semplicemente cercando di aiutare, sto cercando di farvi aprire a una certa cosa che posso capire perché vi dà fastidio, però vi sto facendo capire che in realtà nessuno ci perde in una cosa del genere. Mondadori va... l'ha fatto con Mondadori il libro? Non mi ricordo con chi l'ha fatto, non mi interessa. Purtroppo potete dire che le case dei libri vanno dove ci vanno i soldi, però come sapete i soldi comandano tutto. Cioè, dovevano mandare gente incredibile all'Isola dei Famosi solamente perché tirava e portavano soldi. Di questo ve ne potete lamentare, ragazzi, ahimè, però vi posso assicurare che se avete un amico, se sapete scrivere, se vi sentite pronti a fare qualunque cosa, potete. La cosa bella del 2017, ma anche del 2016 e degli anni prima, è che esiste internet. Voi potete scrivere 200-300 pagine di un romanzo fantastico, lo potete mandare alla stessa casa che ha editato quello di Farnes, che chiede sempre nuove persone, che è quella di Limited Edition, che ha fatto Farenz, Victor Laszlo, Manhattan, tutte quelle persone lì con loro l'hanno fatto, anche quello di Orgoglio Nerd. Oppure prendere e pubblicarlo su Amazon. Lo potete pubblicare su Amazon, ragazzi, alla cifra che volete. Lo mettete su Amazon, se uno vuole se lo compra e se lo legge. Quindi poi dopo gli youtuber sicuramente hanno più seguiti, quindi si spammano meglio il libro, grazie al cazzo, esattamente come io mi spammo meglio la mia maglietta di uno che magari ha disegnato una maglietta e non sa come spammarla, grazie a sta cippa. Però io ci ho messo anche un bel po' a raggiungere il mio livello, non è che mi hanno regalato gli iscritti, ecco. Io gli iscritti me li sono guadagnati facendo video belli che la gente ha iniziato a seguire e li ha portati poi ad iscriversi. Quindi step by step si arriva dove si arriva, eh? Quindi io vorrei il mio monito è: non siate cattivi, perché non c'è bisogno di essere cattivi, non c'è bisogno neanche di star male o di arrabbiarsi per una cosa del genere, perché non ha proprio senso. Mi piace il gatto che parla di una cosa in chat di Italo Svevo. Cosa succede? Questa è casa mia. Un attimo. Savello, grazie mille. Ci scrive un libro, guarda, come dicevo prima, mi piacerebbe tantissimo, è un sogno che ho da anni, però figa, sono, cioè, ne avrò iniziati almeno una ventina, non riesco, perché sono troppo stimolato, ho troppe cose da fare, troppe cose per la testa e mi perdo a fare anche quello, quindi mi dispiace, accontentatevi del fatto che mi metta a leggere, a scrivere i video. Non sto scrivendo neanche più articoli per l'angolo e mi mangio le mani, dovrei riprendere meglio anche quelle cose lì. È che mi sono arrivate talmente tante cose da fare che io mi sono perso via e mi dispiace. Almeno sull'angolo ci voglio tornare. Gli iscritti non li hai comprati. Va bene. ecco, Mastro Birraio, puttana vacca, però, fanculo. Ecco, anche chiedermi quando sarà il prossimo filmone. Va bene, vedo che siamo arrivati al delirio della chat, quindi vi auguro una buona serata, vi ringrazio ancora tutti quanti per aver seguito questa live per donazioni super sub, spero come al solito che vi siate divertiti e che nessuno si sia sentito infastidito. Ci sono fior fior di talenti autodidatti, senza togliere nulla, ma capisco perché si prepara una vita a fare qualcosa che gli roda il culo, insomma sì. Capisco anche io, però è come se a me rodesse il culo perché c'è un altro youtuber che fa Minecraft e fa più iscritti di me, per dire. Però è la legge del mercato. Comunque, grazie mille di tutto. Come al solito ci vediamo domani mattina sulle 10 e io vorrei fare Conan, però boh, non lo so. Intanto speriamo che arrivi presto sto hard disk e sta RAM e via. Va bene? Intanto buona serata a tutti e ci vediamo domani mattina. Ma che capelloni!